Senti, poi tu hai posato sulle varie copertine dei giornali di gente in abito da sposa e qui si apre un altro discorso, un matrimonio che di fatto non è mai esistito, però tu fino all'ultimo ci hai creduto. Ma per esempio, quando sei andata a scegliere il tuo abito da sposa, cioè non c'era Eccolo qua. Mark con te, giusto? No. Cosa ti aveva detto? Di andare a scegliere l'abito dove volevo. E qui mi hanno portato sempre i miei truffatori. Ecco. Dove ti hanno portato, Mi hanno Pamela? portato a Firenze. A Firenze. Sì. Io E tu hai scelto l'abito, la ho scelto chiesa, il l'abito. ricevimento? No, l'hanno scelta loro, la chiesa. Ah, ma tu la data la sapevi? Adesso non la ricordo, Alfonso. Però c'era una data. Certo che c'era. E tu eri convinta che quella data saresti finita all'altare, pur non avendo mai visto il tuo fidanzato, il tuo Ma io futuro l'ho marito. visto, io interagivo con lui sempre, 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 parlavo con lui tutte le notti, dormivo con lui, col suo respiro, mi parlava, mi Ma tu mandava quest'uomo, tutti i suoi Pamela, hai idea di chi sia? auguri. Veramente? No, ma lo vorrei tanto sapere. E spero un giorno di saperlo, perché si deve vergognare.